Ciao a tutti, oggi preparerò con voi dei filetti di merluzzo semplici, semplici, veloci ma gustosissimi. Sono sicuro che con questa ricetta farete mangiare il pesce a chi non lo preferisce e soprattutto ai vostri bambini. Iniziamo subito. Ho già pulito e sciacquato la melanzana. Adesso la taglio prima a fettine e poi a pezzetti più piccoli. Tagliate tutte, ci spostiamo sui fornelli. Vi ho detto capiente perché è qui che cuoceremo anche i filetti di merluzzo. Aggiungiamo le melanzane e le facciamo soffriggere fin quando non saranno belle dorate a fiamma vivace, coprendo con il coperchio. Nel frattempo ne approfitto per tagliare a rondelle le olive nere. Tagliate tutte, le metto da parte. E taglio anche un po' di prezzemolo fresco, molto finemente. Perfetto. Quando le melanzane saranno belle dorate, le togliamo con la schiumarola e le trasferiamo su un piatto con della carta assorbente da cucina. Nel frattempo spegniamo la fiamma. Tolte tutte le melanzane, riaccendiamo sotto la padella. Spicchietto d'aglio a dorare. Aggiungo le acciughe sott'olio che faccio sciogliere nell'olio. Dorato l'aglio, mettiamo il filetto di merluzzo che faremo cuocere per un paio di minuti su entrambi i lati. Tolgo lo spicchietto d'aglio, copro con il coperchio. Passati 2 minuti. Giro il filetto e lo faccio cuocere per altri 2 minuti, coprendo sempre. Passati altri 2 minuti, tolgo il coperchio e sfumo con il vino bianco e lascio evaporare a fiamma alta. Evaporato il vino, ho abbassato la fiamma a minimo, aggiungo le olive, metto i pomodorini con un po' della loro salsa. Senza toccare il filetto, altrimenti si rompe. Distribuisco per bene i pomodorini, copro con il coperchio e faccio cuocere per 15 minuti a fiamma media. Passati 7-8 minuti, giriamo il filetto, schiacciamo un po' i pomodorini, copriamo di nuovo e facciamo cuocere per gli altri 7-8 minuti restanti. Passati 7-8 minuti, togliamo il coperchio, aggiungiamo le melanzane. Mescoliamo per bene, giriamo di nuovo il filetto e facciamo cuocere senza il coperchio per 5-6 minuti, il tempo di far restringere un po' la salsina e di far insaporire il tutto visto che ho messo le melanzane. Passati 5 minuti spengo, metto un po' di prezzemolo fresco e assaggio per capire se c'è bisogno di sale. Guardate. Ne metto giusto un pochettino e vado ad impiattare. È venuto fuori proprio un bel piatto. Assaggio insieme a voi. Prendo un po' di olive e melanzane pure. Delizioso, facile e come vi dicevo prima, veloce. Fate questi filetti e fatemi sapere che cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto lasciate un gran bel like, condividetelo ed iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buon appetito!